Allora, piccolo Salvatore, giusto? Sì. Venite le forze del mare. Allora, senti, Salvatore, ci siamo lasciati a vela col premio di migliore in campo e ecco, il premio di migliore in campo anche oggi. E magari ti metterò le targhette, magari così giustamente, per capire quale sarà quella che hai vinto a vela e quella che hai vinto qua. Comunque, a No, no. parte gli scherzi, insomma. Una grande partita, non forse più volte di migliore in campo, ma certamente tu assieme a Carrette oggi a volte eravate incontenibili. Avete giocato una grande partita e certamente una vittoria meritata, anche se in un certo momento l'arbitro ha messo in difficoltà, quel gol di Romano, diciamo quella magia che ha fatto, un po' forse via. Però certamente le grandi squadre sanno anche reagire nei momenti più brutti. Tu come leggi questa partita? Come hai visto la tua squadra Ma oggi? a parte gli errori dell'arbitro, perché comunque, come dicevo pure quando ci siamo visti lì al penale, può capitare l'errore, quindi dobbiamo capire che gli arbitri possono sbagliare, come sbagliamo noi sotto porta, possono sbagliare anche loro. Sì. E quindi abbiamo reagito bene, anche se un errore dell'arbitro non è un problema, quindi siamo di nuovo andati in vantaggio 2-1 e poi con il 3-1 insomma abbiamo un po' chiuso i giochi. Poi ci siamo un po' fermati sul 3-1 perché anche la Sì, stanchezza infatti, ecco. poi è sempre un derby, quindi il merito comunque va a tutta la squadra perché se noi attaccanti giochiamo bene è merito anche loro. A partire dal portiere che comunque ti dà sicurezza, tutto il reparto difensivo con il capitano, il centrocampo, insomma, se noi segniamo è merito loro. Quindi sono contento per la prestazione mia, della prestazione della squadra. Dobbiamo continuare così, il nostro obiettivo è importante, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Oh, Salvatore, come ho detto anche al tuo mister, in 7 partite 6 vittorie, è una sconfitta all'ultimo minuto, diciamo, con il Piscopio. Oggi il Piscopio vinceva, abbiamo vinto anche il Maida, ieri ha vinto. E si può dire ormai una lotta a tre, anche era il Piscopio oggi che giocava in casa con Barcellona, ci pareggiava 0-0 fino a quasi alla fine dell'incontro. Come diciamo, vedi questa Io lotta, il ecco? Piscopio l'ho visto domenica scorsa, è una bella squadra. Con l'Atletico Maida non abbiamo ancora giocato, quindi non li conosco Voto che effettivamente. hanno anche Però cioè, so che giocato con come. Martinez, conosci Sì, Martinez, Martinez, sì. i genitori sono insomma il modo di No, questa ma squadra. so che comunque sono una bella squadra, quindi sicuramente sarà una lotta Longo aperta. dici, secondo te c'era una lotta a tre o tra voi tre, oppure secondo te qualche squadra può inserirsi, secondo te, Non tuo so parere? il Molè in che posizione, cioè come ha messo il Molè, perché 7 punti, vittoria inizialmente classifica. puntava a fare bene, però ho visto che i risultati non stanno arrivando. Noi stiamo facendo il nostro percorso insieme al Piscopio e all'Atletico Maida, che sono due belle squadre, quindi a mio avviso saremo noi tre alla fine a puntare a vincere il campionato. Poi se si aggiunge qualcuno non lo so, però per adesso queste tre sono quelle Ma che. Salvatore, comunque salutiamo anche il nostro amico Francesco Lucchino, che è un amico che sempre ci segue, insomma, anche se vai fuori luogo. No, no, gli faccio un grande saluto, un grande in bocca al lupo perché so che sta lavorando anche lui, quindi gli mando tanti saluti e spero di vederlo presto. L'arbitraggio, come l'hai visto l'arbitraggio? L'arbitraggio meglio di Verna sicuramente, però che vuoi, purtroppo sono soli, non hanno i guardialine, non sono aiutati, non è facile arbitrare in queste categorie, quindi io cerco sempre di. Che voto gli dareste? No, una sufficienza piana. 6, insomma, 6, ecco. Vabbè, Salvatore, ti ringraziamo e buone cose, insomma, e alla Grazie a prossima. voi.